sicuramente non andrò in vacanza. Però per quello che riguarda il mercato, sai, noi stiamo anche lavorando, questo è con mille difficoltà, però anche pur vero che siamo anche attenti, l'ho detto prima, alla razionalità che abbiamo trovato, intendo per l'equilibrio di questa squadra qua. Quindi non c'è da stupirsi se non facciamo niente, ma non sto mettendo le mani avanti, nel senso che comunque non c'è da fare per fare, c'è da fare se crediamo che ci sia la necessità, perché non dobbiamo così toccare un giocattolo che per certi versi adesso sta anche funzionando, mi permetto. Io credo che magari se dobbiamo resistere, se qualcuno viene a vedere il manto nelle ultime partite su qualche giocatore nostro, questo ve lo garantisco che non andrà via nessuno. Perché... numero 10, numero 20. No, ma no, non ne faccio. Senza fare nomi. Beh, non ne faccio una classifica, perché io invece direi Salviato e Nico, perché fondamentalmente questi sono giocatori che stanno sorprendendo gli altri, non noi, per come li stiamo vedendo. È giusto, insomma, si facciano le ossa qua fino alla fine. No, no, ma era per dirti che comunque resisteremo su queste situazioni, vedremo se ci sarà qualche particolarità, ma fatto con punizione di causa, sì, altrimenti l'equilibrio di certo non deve essere toccato. Dai, fammi fare una battuta, ti hanno sempre accusato così di avere un occhio chiuso sui giovani, invece hai citato due. No, l'importante è che il manto ha Lotti, che faccia punti, che ne veniamo fuori e che teniamo questa categoria, che è la cosa fondamentale. Poi è normale che ci possano essere giudizi più o meno positivi, ma non è questo che preoccupa sicuramente.